Che cos'è la satira? Che cos'è la satira? La satira è una, dal latino satura, significa piatto pieno di cose molto diverse, cioè la satira è un genere molto libero che può contenere parodia, invettiva, comizio, insulto, battute, imitazioni. Falsi, ci sono tanti generi che vengono utilizzati dalla satira. La satira è il punto di vista di persone che hanno uno spirito indipendente, che godono dell'apprezzamento popolare. Di solito ci sono anche quelli che non ne godono, ma insomma, che comunque hanno voglia di parlare direttamente alla gente senza passare di solito per. Si rivolgono al pubblico, non si rivolgono ai potenti, per esempio, questa è satira, non si fa satira per far divertire il re, quella è un'altra cosa. E poi la satira, boh, dipende, ognuno la fa a modo suo, comunque la satira dovrebbe essere una cosa, un esercizio dello spirito critico. Che cosa l'ha presentato la seconda puntata di Riot del 2003? La seconda puntata su intende lo spettacolo fatto dal vivo quando hanno chiuso il programma. Una grande vittoria perché è stata la prova che quella che veniva descritta come una legittima chiusura di un programma, in quanto si trattava di un programma offensivo e tutte quelle cose che hanno detto, non era percepita così da nessuno, che quindi le motivazioni per cui il programma era stato chiuso non erano condivise da nessuno. Dai tempi della TV delle ragazze avanti a oggi, come ha notato cambiata la satira in televisione? Come ha notato che cambiamenti ha notato nel modo di fare satira in televisiva? Ma non è che è cambiata solo la satira in televisione, è cambiato tutto, nel senso che non c'è stato un momento, come si racconta anche nel film, di libertà, che è stato poi il momento di Tangentopoli, in cui per un momento i politici erano troppo occupati a non finire in galera e non si sono potuti occupare di televisione e in quel momento c'è stata una televisione molto libera, in che non è che c'era solo satira, c'era anche dell'ottima informazione, c'erano cose diverse, c'era libertà e la libertà ha portato creatività, idee. Se fosse un paese libero, se in Italia tornasse un po' di libertà, sicuramente ci sarebbe una rinascita in tutti i campi, dalla produttività al lavoro, alla cultura. Se non c'è è perché non c'è libertà, è un po' difficile anche quando si fanno dei film, appunto, non essere liberi, non si possono dire delle cose interessanti se non si è liberi, come se si fa televisione o si scrive, eccetera. Spesso questa mancanza di libertà, la mancanza di libertà è reale, nel senso che sicuramente se si dice veramente, se si dice pane al pane, in questo paese si incontrano molte difficoltà. Perciò, sapendo questo, tutti si autocensurano, anziché affrontare queste difficoltà e difendere la dignità della propria professione, dei propri sogni, ci si adatta a non essere liberi e la conseguenza è che vengono fuori delle robe che non interessano a nessuno. Nel quinquennio berlusconiano abbiamo visto l'evoluzione di una scuola di pensiero che mira a diffamare chiunque tenta di rendere note verità scomode, permettendo in questo modo di nasconderle. Si tratta dello sviluppo di un'antica scuola di pensiero o, secondo lei, ha rappresentato una nuova forma di censura ad personam, per così dire? Ma non lo so, nel senso che il pensiero berlusconiano in generale non so se dire nuovo, è molto, esprime bene una parte della nostra contemporaneità, cioè l'idea che appunto la collettività non conti nulla, che tutti abbiano il diritto che tutti debbano cercare di guadagnare il più possibile a discapito degli altri, eccetera. Prego. Nel suo spettacolo, Reperto Riot, lei citava una malattia che ha contaminato il mondo occidentale, la talassemia. Questa malattia può essere dovuta alla invadente presenza della televisione e della pubblicità, sotto un certo aspetto.
sentiamo una tendenza a non poter più riconoscere i propri sentimenti. C'è un problema, questo è un discorso molto complesso. C'è un sociologo che ammiro molto, che mi piace molto, che si chiama Zygmunt Bauman, che fa un discorso molto illuminante sul concetto di identità, che è un concetto nuovo, perché è da poco che le persone hanno chiamate al compito di costruirsi un'identità. Prima l'identità era una cosa che nessuno si domandava chi sono, si era e basta. Oggi invece siamo tutti concentrati sull'apparire e dobbiamo fare in modo di costruire un'identità che sia adattabile e che sia che si possa cambiare, che diventa, perché anche l'identità è un oggetto di consumo. Tu non puoi sposare un'idea con troppa forza, per esempio, perché quell'idea senz'altro verrà consumata e tu devi evitare di venire consumato con quell'idea, no? Per cui tutti quanti cercano di essere prudenti, di credere nelle cose fino in fondo, non solo nelle idee, anche nelle relazioni umane, anche le relazioni sentimentali sono usa e getta, tutti si cautelano. La prima cosa che si pensa quando si comincia una relazione è di fare in modo che si possa troncare nel modo più agile possibile, no? Adesso mi sono perso forse il filo, non so qual era la tua domanda. La domanda era praticamente se la talassemia può essere appunto condizionata dall'invadente presenza della pubblicità, della... Sicuramente l'incapacità di riconoscere i propri sentimenti, la confusione sull'identità deriva dal regime consumista, perché appunto anche l'identità è un oggetto di consumo e quindi questo crea una grande confusione, una grande ansia, dovere sempre cambiare, dovere sempre considerare se stessi come uno strumento di consumo, compresi i propri sentimenti e le proprie idee, non è uno stato d'animo con cui si vive serenamente. Quali erano i propositi dell'iniziativa per un'altra TV e in che modo può essere cambiata la televisione pubblica? La proposta di legge di iniziativa popolare per un'altra TV era quella sostanzialmente di fare in modo che l'ingerenza dei politici nella televisione pubblica e di conseguenza poi anche in quelle private, se non sparisse, insomma, diminuisse con la tendenza a scomparire, cioè fare in modo che, quindi evitando la lottizzazione e le nomine politiche in Rai. Questo era lo scopo principale, dopodiché c'erano tanti effetti collaterali, tra cui abolire la legge Gasparri, riducendo i tetti pubblicitari, togliere una frequenza di conseguenza a un canale a Berlusconi, eccetera. Con Viva Zapatero lei ha sperimentato, per così dire, il documentario satirico. Quali sono le caratteristiche del documentario satirico? Adesso quello è un termine, una roba che mi sono inventata per definire, per far capire che non era proprio esattamente solo un documentario. Non so quali siano le caratteristiche del documentario satirico, cioè non è, usiamo la parola documentario per, secondo me, per definire un cinema poi di ricerca, cioè che e la ricerca consiste soprattutto nel recupero del rapporto con la realtà. Anche questo film, Le ragioni dell'Aragosta, parla in sostanza di questo. Sembra un documentario, ma non è. È un film di finzione che riesce a essere anche molto divertente, anche commovente, in cui si vivono tanti sentimenti e parla proprio della fatica di fare politica in questo mondo, ma il mondo che viene rappresentato è reale, quindi non è come andare normalmente al cinema e vedere una cosa finta, quindi è una cosa finta, ma nel senso, cioè una cosa recitata, ma nel senso più profondo della parola, dove recitare significa svelare, non significa mentire. I documentari di Michael Mulbooling, Columbine e Fahrenheit 9/11 hanno dato vita, per così dire, a un filone di documentari molto, molto seguiti al cinema, nel quale compresi anche Viva Zapatero e anche adesso Le ragioni dell'Aragosta. Questi documentari al cinema hanno, per così dire, creato o magari ricreato un legame tra l'informazione e il pubblico cinematografico?
Per esempio, non hai citato Sico, che invece lo citerei perché, siccome nelle sale adesso sarebbe importante che tutti quanti lo vedessero, perché Michael Moore sta facendo un percorso molto interessante. Per esempio, questo ha fatto un lavoro veramente straordinario, perché parlare di sanità, cioè riuscire a fare della sanità un argomento cinematografico che ti prende, che ti interessa, è un'operazione titanica, perché anche quando me ne parlava prima che lo finisse, io pensavo, Dio mio, si sta infilando in un guaio, perché sembra una cosa un po' noiosa, no? E invece è un film, è molto più bello dei film precedenti, e riesce a dare una enorme quantità di informazioni e allo stesso tempo a coinvolgere, si piange, ci sono delle cose che ti sorprendono, come nei film precedenti, che ti sorprendono, che ti fanno arrabbiare, cioè sono dei film che li possiamo pure chiamare documentari, ma se il cinema è fatto per vivere delle emozioni, sono film più emozionanti di Ocean 13, voglio dire, sono film che ti toccano, che ti riguardano, che ti mettono in moto per come sei, non sono dei film che ti fanno così drogare, nel senso di dimenticare per un po' chi sei. Ultima domanda, che cos'è la libertà di espressione? Ma la libertà è la libertà, nel senso che non è la libertà, è una, secondo me, la ricetta per tutti i mali, nel senso che libertà di espressione significa poter avere un dialogo col mondo esterno, cioè potere, che non significa che chi parla, siccome è libero, ha ragione, significa semplicemente che se ci si esprime fino in fondo, poi si può verificare nella realtà se quello che tu hai, se il punto in cui sei, quanto di quello che hai capito è vero e quanto non è vero, e puoi ricevere delle risposte. Se invece non sei libero, vivi in una bolla in cui tu fai finta di pensare una cosa che non è quella, dici una cosa, non sei in contatto con la realtà. La ringrazio molto.